Deve rinviare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria del Marina di Catanzaro, che dopo un primo tempo abbastanza brillante in cui si era portato in vantaggio contro la Juvenilia, viene rimontato e addirittura superato dalla squadra cosentina nel secondo tempo. Quindi un 1-2 che brucia la squadra di Catanzaro Lido e però che fa rimandare ancora una volta, come dicevamo, l'appuntamento con la vittoria. Mister Patti, ci speravate questa oggi di poter raccogliere queste prime tre punti, anche perché, ripeto, è stato un primo tempo davvero eccezionale il vostro? Sì, ci speravamo in questa partita e poi, fra l'altro, dopo i pochi minuti dall'inizio della partita ero incoraggiato dalla prestazione dei ragazzi, che gli ho visto quello che nell'ultima partita del vero era mancata, quindi tanta grinta, tanta concentrazione, tanta voglia di farcela, e tutto questo si è tradotto nel momentaneo vantaggio nostro, e lì sembrava che la partita potessimo controllarla. Nel secondo tempo, pronti via, abbiamo preso quel gol su un infortunio ancora una volta di un difensore grossolano, diciamo, senza grandi meriti dell'avversario, e quindi la partita si è rimessa sull'1-1. Poi un ulteriore superiore difensivo, come spesso ci capita ultimamente, va a penalizzare una prestazione che secondo me ci avrebbe dovuto riconoscere molto di più. Sono dispiaciuto per i ragazzi, perché adesso il morale, come potete immaginare, è sotto i piedi, diciamo. Diventa un campionato difficile da questo punto di vista, voi certamente dovrete a questo punto pensare intanto di fare i punti per poter raggiungere la salvezza. Certamente, l'obiettivo già era quello alla vigilia dell'inizio del campionato, ma alla luce dei risultati e della posizione in classifica in cui ci ritroviamo è senza dubbio quello. Però più di quello che i ragazzi hanno dato in termini di impegno, oggi c'erano tre squalificati, due infortunati, gente che giocava fuori ruolo, eppure ho visto una squadra che lottava su ogni palla. Quello che ho chiesto prima dell'inizio della partita, perché era quello che c'era mancato ultimamente. Più di questo onestamente non credo che questa squadra possa riuscire a dare, se non avere un po' di fortuna in più e portare qualche risultato positivo a casa. Questo. Siamo con il dirigente della Juvenilia Roseto, il futuro mister Vitale, che è oggi in panchina giustamente per seguire la propria squadra. Una partita da due volte, dicevo, con il tecnico del Marina, un primo tempo a favore della squadra di casa, poi nel secondo tempo siete usciti voi, grazie anche a due svarioni difensivi avete ottenuto questi tre punti importanti. Sì, hai detto bene, sapevamo di incontrare una squadra ostica e che sarebbe stato difficile fare i tre punti. Infatti tutta la settimana ho detto ai ragazzi che la classifica non era veritiera, che dovevamo stare attenti. Penso che siamo entrati un po' mentalmente non pronti e loro sono partiti subito forte e meritatamente sono andati in vantaggio. Penso che il primo tempo, diciamo che è stata più di marca Marina di Catanzaro, però abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo portato a casa questi tre punti fondamentali. Le prospettive per la Juvenilia Roseto in questo campionato? Le prospettive sono sicuramente di fare una salvezza tranquilla, ma come ho detto ai ragazzi non ci possiamo accontentare, quindi dobbiamo stare con i piedi per terra e sognare in alto, ma questo dipende da noi, da quello che vogliamo fare durante la settimana, dal sacrificio, dall'umiltà che ci mettiamo in tutte le partite e negli allenamenti. Grazie.